Alcuni maestri yogin, per esempio, facevano cose di questo genere, apparentemente assurde. Tentare di captare degli odori lontani. Siete veramente così affinati da riuscire a captare tutti gli odori? Oppure un contatto epidermico. Se qualcuno tocca la vostra mano, siete veramente capaci di trasformare questo semplice toccamento di un epidermide in un'esperienza mentale, di avvertire il calore, le vibrazioni, la gradevolezza oppure la sgradevolezza? Voi non riuscite a sfruttare la vostra vita e la materia perché non sapete osservare, non sapete captare dalla materia quello che è, direi, la vita della materia, il succo della materia, l'essenza della materia. Quando voi riuscirete a far questo, vi accorgerete che le pene, molte pene vostre, spariranno. Perché quando avrete riportato l'esperienza nell'alveo della ragione critica, cioè l'osservazione quasi dall'esterno e la partecipazione solo interiore delle vibrazioni di questa materia, molte delle vostre pene legate soltanto alle deformazioni della vostra mente spariranno di colpo. Anche la salute ne acquisterà. Sarete insomma degli esseri nuovi. E allora, come vedete, è possibile diminuire le esperienze negative della Terra soltanto a condizione di imporvi, voi come io, un nuovo ordine, cioè una maniera nuova di osservare questo disordine che vi intorna e che in condizioni normali vi provoca una quantità di stress, una quantità di dolori, una quantità di pene. E ve le provoca perché innanzitutto voi siete impreparati ad affrontare questa situazione caotica del mondo. Siccome siete impreparati, vi lasciate coinvolgere anche dalle vostre emozioni, cioè da tutta la vostra personalità. Ristrutturate voi stessi, riosservate un'altra volta il mondo che vi è intorno e vi accorgerete di due cose. Prima di tutto, traete delle esperienze utilissime, di natura completamente nuova e diversa. In secondo luogo, il mondo che vi è intorno vi apparirà meno cruente di quello che è. In realtà voi riuscirete a cogliere anche un ordine in questo apparente caos, perché sarà la vostra mente, il vostro io profondo soprattutto, a porsi su un altro punto di osservazione e a guardare diversamente questo famoso fiume che discende davanti a voi. Vedete?